quella che vedete è comunque in un certo senso il boss finale, anche se ha l'aspetto femminile. Oh, cazzano. Forte, forte lo stesso. Comunque, grosso modo si avvicina ad Incubus, quindi non dobbiamo temere, la tattica è la stessa. Quindi impugniamo questa roba qui. Ecco, con la differenza che non possiamo avvicinarci più di tanto. Dobbiamo correre comunque in cerchio per evitare le scariche. Ecco. Ah, cacchiarola. L'unica leggerissima differenza sta nel fatto che non riusciamo a vedere che non riusciamo a vedere bene quando è che la colpiamo, e inoltre non riusciamo ad avvicinarci più di tanto, quindi dobbiamo correre veramente in uno spazio ristretto. E ho finito tutti i kit di pronto soccorso, anche i proiettili del fucile, ma non temete. Anzi, no, no, sono rimasti 3, 6. Ok, ottimo. Ecco qua. Ah, che cacchio. Adesso sono veramente finiti. Corri, demente, corri. La resistenza è la stessa che ha Incubus in pratica, infatti anche lui è duro, anche lei voglio dire è dura a morire, come Incubus. Quindi dovremo restare qui comunque per un po' a spararle. Sicuro comunque che non è difficile tenere testa anche a quest'altro boss, anzi praticamente la stessa cosa. Finito anche qua. Vabbè, passiamo alle pistole. E corsa di nuovo. Ok, nonostante l'aspetto da fanciullo è una bella bastarda. Ecco, ci sta. Oh, ecco fatto. Daddy. Yeah. Thank you, Daddy. Goodbye. Cheryl? Me? I can't leave like this. This can't be happening. Cheryl? Cheryl!
come avete visto, diciamo che è bruttino come finale. Infatti Harry, insomma, nonostante tutto, spera di trovare la figlia alla fine di questa avventura, ma in pratica riesce a sentire la voce. Insomma, Cheryl lo saluta, gli dice addio e muore. Diciamo che spira insieme all'altra metà di anima, che è Alessa, perché ad un certo punto del gioco credo l'abbiate capito anche voi che Cheryl non è altro che mezza anima di Alessa, che si è separata, insomma, nel momento in cui appunto Alessa ha capito gli scopi della madre Dalia. E niente, quindi in questo epilogo perdiamo Cheryl, la figlia. Inutile dirvi che anche questo come epilogo non è vero, comunque si tratta di possibilità, ecco, dipende da come svolgiamo il gioco. Ecco, solitamente quello che si ottiene, diciamo, come finale, quello più comune, è quello, insomma, good, perché magari per caso entriamo nel bar e poi ammazziamo Sibyl, non conoscendo comunque il metodo per, diciamo, tra parentesi, esorcizzarla. Oppure potrebbe essere quello bad più, perché insomma all'oscuro di tutto questo potremmo benissimo andare avanti, ammazzare Sibyl e quindi ottenere quello pessimo. Diciamo che generalmente sono questi i finali che si ottengono alla prima partita, non conoscendo questi segreti, questi punti. Beh, in questo caso, se avete seguito la guida, diciamo che a questo punto dovreste aver scoperto tre dei finali possibili. Vi rimane il bad più, che vedremo nella prossima guida, e il finale UFO, quello demenziale, che vi ricordo può essere sbloccato alla successiva partita dopo aver ottenuto, e evidenzio questo punto, solo dopo aver ottenuto il finale good più possiamo sbloccare il finale UFO, quindi ricominciando una partita dal finale good più. Ecco, adesso ci sono i titoli. E beh, abbiamo scoperto anche il finale good, ecco, voglio dire il finale bad. Adesso resta solo da scoprire il finale bad più, quindi quello pessimo, quello veramente catastrofato e brutto. Ecco, per fare questo non c'è bisogno di nulla in pratica, ma approfondiremo meglio nel prossimo video. Per ora è tutto, ciao da Sandwalker.